Eccoci, siamo pronti con la seconda parte. È giunto il momento di andare a vedere cosa succede e cosa cambierà sulla mia Desert Sled. Andiamo. Sei pronto a operare anche oggi? Avrei preferito riposare, ma qualcuno mi stressa. Abbiamo montato tutte quelle che sono le componenti per rimettere la moto in strada. Ci siamo lasciati con questo nell'ultimo episodio. Adesso è venuto il momento di mettere tutti gli accessori. Hai qualcosa da aggiungere? Ciao a tutti. Benvenuti nel secondo episodio di Rimettiamo a posto la sled che ho rotto in off-road. Com'è che era quella cosa di Sheldon? Benvenuti a Sheldon Cooper presenta Divertiamoci con le bandiere. Andiamo ad aprire intanto un pacco che è grande quanto me. Andiamo a vedere tutti quelli che sono gli accessori che sono arrivati per allestire la sled. Un allestimento un pochino più off-road e soprattutto a prova di Bianca. Non dico prova di urto, ma a prova di me, che sono un disastro. Cominciamo! C'è una scatola in garage che è arrivata questa settimana, che se mi faccio piccola piccola secondo me ci entro perfettamente. E sono tutti gli accessori che mi hanno mandato gli amici di SV Motec. Più avevo messo dentro anche le due leve che sono arrivate invece dagli amici di CNC. Dai, cominciamo. La prima cosa che andremo a montare oggi sono le leve freno, che è quella che ho rotto. Questo è quello che restava della leva del freno anteriore. E frizione. Abbiamo scelto un modello ripiegabile che in caso di caduta previene la rottura. Io ho scelto un modello anodizzato con il rosso per riprendere i colori della Desert Sled, ma le variazioni di colore sono diverse e tra l'altro questa parte è sostituibile anche da sola, quindi se vi viene voglia di cambiare colore potete ordinare anche solo questa parte e montarla e cambiare completamente il look della leva. La leva è composta da due sezioni interamente realizzata in alluminio ricavato dal pieno. Mettiamo le regolazioni a zero perché poi le andremo a fare quando la leva è già montata e procediamo con il montaggio. Quindi installiamo tutti i particolari che sono necessari al suo funzionamento e che sono stati smontati dalla vecchia leva. Comunque l'abbiamo trovato. L'ho trovato. Scusa, era nascosto nei meandri del garage e alla fine lo abbiamo trovato senza dover fare nessun accrocchio. Procediamo? Procediamo. Allora andiamo a rimettere in posizione l'azionatore del pulsante dello stop. Pistoncino in posizione. Andiamo a fissare il perno. Olè, più facile a farsi che a dirsi. Molto semplice, alla portata proprio di chiunque. Azioniamo i registri per cominciare la regolazione della corsa della leva. Una prima registrazione ci porta a dare una posizione di partenza, poi ogni singolo motociclista potrà provvedere ad affinare le soluzioni allontanando o avvicinando la posizione di partenza e modificandone la corsa con l'utilizzo di quest'altro registro, che è identico a quello originale. Queste registrazioni sono strettamente personali. Questo dettaglio della regolazione della posizione della leva è una cosa che mi è piaciuta tanto. Se avete la necessità di modificare la corsa della leva mentre vi state muovendo, lo potete comodamente fare ed è uguale per la frizione. È momento di passare alla sostituzione della leva della frizione. Quindi adesso provvediamo a smontare quella originale e montiamo quella nuova. Registriamo. In 5 minuti si sostituiscono due leve. Ci piace. Ora che abbiamo montato le leve è arrivato il momento di vedere tutti gli accessori che andremo a montare invece da parte di SV Motec. Abbiamo la base del cavalletto maggiorata, abbiamo una nuova pedana del freno, che è cazzo di... nuova leva del cambio, pedane nuove. Le ho scelte perché queste sono un pochino più adatte per l'off-road. Se non mi cade addosso la scatola. Paramotore, che mi sarebbe stato molto utile per evitare di bozzare i collettori. Partiamo con il montaggio. Allestiamo la sleddina con SV Motec. La maggiorazione della base del cavalletto è molto utile, io l'ho scelta proprio per questo, perché permette un'ottima base di appoggio anche su terreni accidentati o comunque poco compatti. Per me che voglio cimentarmi un pochino più nel fuoristrada o che anche viaggiando mi sono spesso trovata in strade un po' dissestate, questo accessorio mi permetterà di avere un miglior appoggio e quindi di essere anche un pochino più sicura in questo. Un montaggio molto facile. La prima cosa che facciamo è disassemblare le varie parti perché poi andrà inserita in questo modo sul cavalletto originale. Fate in modo di mettere la moto sul cavalletto centrale perché altrimenti non c'è modo di intervenire. Abbiamo messo un po' di freno a filetti nelle sedi delle viti.
Voilà! L'accessorio che andiamo a montare adesso è la barra di protezione motore. È un tubo d'acciaio con un rivestimento in polvere nera. Permette la protezione del serbatoio, del rivestimento e poi di tutte le componenti ovviamente del motore che si trovano subito sotto. Anche questo è un ottimo accessorio, soprattutto per chi decide di fare fuoristrada. Però in realtà lo trovo utile in qualsiasi condizione, perché comunque quando la moto cade, riportarsi a casa meno danni possibile è sicuramente tutto quello che ci auguriamo. Allora, la prima cosa da fare è smontare queste protezioni in plastica e, secondo le guide che sono contenute all'interno delle istruzioni, va fatta una piccola modifica, altrimenti sarà più difficile procedere al montaggio se non deformando completamente la plastica. Fissiamo la guida con dello scotch carta, così evitiamo di fare errori. Mettiamo sempre un po' dentro alla sagoma, per allargare, poi facciamo sempre in tempo se fosse necessario. Seghetto da serial killer. Proviamo il montaggio. Non sembra neanche che abbiamo dovuto fare una modifica. Come si può vedere, dai particolari che pongono questa protezione, tutto sommato il lavoro di montaggio e di assemblaggio dei componenti è molto semplice. Qui abbiamo un morsetto con due viti che abbraccia un tubo del telaio. Qui abbiamo il perno che viene a sostituire quello originale, blocca questa paratia, questo salvamotore, con il motore stesso e il supporto e il telaio. Importante applicare nella parte bassa del motore qualcosa che faccia da sostegno durante la fase di montaggio, non perché si possa muovere il motore rispetto al telaio, ma perché è opportuno che comunque stia fermo e non subisca nessun movimento nel momento in cui andiamo a sfilare il perno originale per inserire il nuovo perno. Il nuovo perno è leggermente più lungo, viene bloccato in esterno con un dado autobloccante, ha la giusta coppia di serraggio con la chiave dinamometrica e alla fine, sulla parte frontale, qui in basso, andiamo a serrare queste due viti dopo aver rispettato la posizione e la regolazione opportuna. Quello che andiamo a montare adesso è la protezione serbatoio del freno. Il montaggio di questo tipo di protezione è universale e sulle istruzioni, difatti, sono segnalati tre tipologie di montaggio. La prima è quella universale, che quindi si fa con le viti originali. La seconda è quella per KTM e la terza Ducati Scramble Desert Sled, come scritto qui. Sembra molto facile, in realtà è una vite, ma si abbina perfettamente col fianchetto. Top! Prima cosa, andiamo a togliere la vite originale. Poi applichiamo la protezione, applichiamo il distanziale. Direi un pandan perfetto con i fianchetti. Questi sono fianchetti che trovate sul sito di Alos, sono disponibili anche in nero. Tra l'altro vi lascio qui il codice sconto, perché volendo le potete acquistare, ed è valido anche per le selle. Io ho fatto fare una sella personalizzata con questa parte rossa che si ripete anche davanti. Bello, mi piace! Guarda che non abbiamo finito. Perché? Che dobbiamo montare le pedane. Queste sono le pedane del kit Evo, regolabili, estremamente interessanti perché si possono regolare fino a 36 posizioni, cioè praticamente le puoi mettere in ogni modo, in ogni luogo, in ogni lago. Si usa il supporto e la molla originale. Puntiamo questo, poi prepariamo la molla per andare in sedia. Rispetto alla pedana originale, che è questa qui, che è anche molto più stretta, questa che ha la pianta un pochino più larga permette un miglior appoggio. È praticamente impossibile non trovare una posizione comoda con questa tipologia di pedana. L'altezza è regolabile attraverso questo snodo eccentrico. Grazie per aver finito la mia frase. Applichiamo un po' di frenafiletti e procediamo al fissaggio. Questa è la posizione più alta. Poi le proviamo, vediamo se modificarla o tenerla così. Sì, decisamente un appoggio molto più largo rispetto a quella originale. Bella, l'appoggio è ottimo. Devo provare con gli stivali, però già così già mi piace molto, bello largo. Ultimo pezzo, leva del cambio. Il puntale della leva è regolabile in base alla calzatura che si sta indossando, in base al proprio stile di guida, in base alle proprie preferenze in generale. E questo è un grosso vantaggio rispetto alla leva originale, che invece è una posizione fissa.
Il sistema è analogo a quello della leva del freno, quindi boccola interna lubrificata e O-ring di tenuta. Lo stesso ring che crea la camera stagna di cui parlavamo, esatto, l'altra volta. Frena filetti. Lubrificando. Non ci resta che fissarla. Al momento, avendo ripreso la sua posizione originale, non sembra sia necessario fare ulteriori regolazioni. Quindi dovremmo ritrovarci nelle stesse condizioni in cui l'abbiamo lasciata. Rimane da regolare il puntale e poi da provare tutto su strada, ci sia la comodità d'utilizzo. Così? Così, ti direi che così va bene. Questo, cioè il dado autobloccante, non è necessario dare freno a filetti, esattamente come qui. Vale. Abbiamo finito! Sei contento? Non è ancora finita. No, non ho messo nel sacco nessuno dei miei due gatti, anche se potrebbe sembrare. Insieme alle accessori di SV Motec mi sono arrivate anche altre tre cose. SV Motec abbiamo pensato di fornirmi anche tutta l'attrezzatura necessaria da viaggio. Partiamo da cosa c'è qui dentro. Piccola e compatta, la prima ad entrare nella mia nuova attrezzatura da viaggio è la borsa da serbatoio magnetica. Fatto! Ha una capienza che va dai 3 ai 5 litri e mezzo, espandibile dalla cerniera che si può vedere sotto. Aprendola, il volume della borsa si espande, senza togliersi, si espande. È molto utile per tutti quelli che sono gli oggetti che si ha bisogno di tenere a portata di mano. Per i viaggi più brevi, la borsa posteriore, che però in realtà switcha. Grazie Mr. Valletta. Si trasforma in uno zaino e quindi da portare in giro diventa ancora più comodo. Capienza di 17 litri e mezzo. Non so se qualcuno ha notato dal primo video che qui manca qualcosa. Mancano le staffe per le borse. Sono state sostituite da una borsa unica. Olè! Capienza di 48 litri. Praticamente io mi posso portare tutto l'armadio qui dentro. La cosa che mi ha colpito più di questa borsa è che, avendo una struttura un pochino più rigida, non ha necessità di ulteriori strutture per il montaggio. La linea di questa borsa è universale, perciò si adatta a diversi modelli di moto. Il fissaggio avviene attraverso 4 punti, 2 sulla parte anteriore e 2 sulla parte posteriore. La superficie di appoggio sulla sella è di circa 230 mm, se non erro. Andate a controllare, correggetemi se sbaglio. Mi ricordo l'anno scorso quando ho caricato la moto per partire con le ragazze, che è stato un po' un pianto, sembrava che stessi partendo per l'India. Adesso sicuramente sono molto più attrezzata e preparata. I prossimi viaggi che arriveranno saranno sicuramente tutto un altro andare. Accessori li abbiamo montati, la moto è tornata perfetta, esattamente come nuova, come se nulla fosse accaduto. Noi siamo arrivati alla fine di questo video, vi ringraziamo per essere stati con noi, grazie anche per tutto il supporto e tutti i commenti che sono arrivati nello scorso video. Continuate a farvi sentire nei commenti anche sotto questo video, qui sicuramente arriveranno nuove avventure prossimamente. A noi purtroppo non ci resta che pensare alle luci di Natale. Alla prossima! Mi ero dimenticata di dire una cosa. Sta per tornare a casa un'iconica 6 cilindri degli anni 80. Potrei farci un video? Ditemelo nei commenti.